Una giornata storica per Fivizzano. A commemorare il 75esimo anniversario delle stragi nazifasciste, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Presidente della Repubblica Federale Tedesca Frank-Walter Steinmeier, arrivati a Fivizzano per rendere omaggio insieme alle centinaia di persone che morirono per mano dei nazisti tra il 24 e il 27 agosto del 1944. I due capi di Stato, ricevuti dalle autorità locali e dal Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, hanno depositato davanti al Comune una corona ai caduti e poi hanno scoperto una targa commemorativa in ricordo della giornata. Un modo per continuare a rinsaldare il legame tra Italia e Germania e per la costruzione di un'Europa fondata sulla pace. Io sono profondamente grato di poter essere qui oggi. Ringrazio voi, cittadini e cittadini di Fivizzano, e ringrazio lei, caro signor Presidente Mattarella, per la possibilità di percorrere assieme questo cammino del ricordo e della commemorazione. Fivizzano oggi non è solo un luogo di commemorazione, ma anche di riconciliazione e di incontro. Poi il discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha ricordato l'importanza di mantenere viva la memoria. I morti ci impongono di guardare con consapevolezza mai attenuata a quei fatti. Se accedessimo alla tesi dell'oblio, rischieremmo di dimenticarci anche che in quei drammi affondano le radici e le ragioni del lungo percorso che attraverso la lotta in Europa contro il nazifascismo, attraverso la resistenza, con il recupero dei valori democratici e di libertà, ci ha portato le nostre Costituzioni. Sul palco ha aperto le celebrazioni il sindaco di Fivizzano, poi la parola al presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi. Il nostro dovere, come diceva il sindaco, è rinnovare la memoria, trarre da questa commemorazione un monito sulla necessità di difendere e promuovere la pace, la convivenza e il rispetto tra i popoli. Il modo che abbiamo per onorare coloro che furono barbaramente sterminati per rendere loro giustizia e serbare la memoria di ciò che è accaduto. Gli eccidi nazifascisti perpetrati nel territorio di Fivizzano fecero parte della scia di morte tra i civili che insanguinò l'Appennino tosco-emiliano e ne fu responsabile il reparto di SS comandato dal maggiore Walter Reder.